always put the great show. Big band plays, you know what I'm saying? Make a good time, yo. Lo stile, il portamento, la sensualità di Naomi Campbell, top model e attrice, sono in queste immagini indiscutibili. E il modo di proporsi, di imporsi, di una fotomodella con origini giamaicane, cresciuta in un sobborgo di Londra e che ha saputo realizzare i sogni che la madre, ballerina e senza marito, aveva riposto in lei. È la prima fotomodella nera ad aver avuto a 18 anni la copertina di Elle inglese e addirittura di Vogue France. Le colleghe Claudia Schiffer e Ella Macpherson, che hanno sfilato con lei per Valentino, hanno origini, storie e certezze diverse. Ma la vera diva è ormai lei, Naomi. Il divismo nella moda sembra superare talvolta quello del cinema. Ma la Campbell lo gestisce con assoluta noncuranza. Sia quando le attribuiscono i più svariati fidanzati, dal pugile Tyson al principe Alberto di Monaco, sia quando accennano ai suoi capricci e al suo carattere o alla sua capacità di fare buoni contratti. Una corsa cominciata 16 anni fa che dura da 10. Forse prima donna non si diventa, si nasce, anche in un sobborgo di Londra. Naomi, chi è oggi Naomi Campbell? 25-year-old woman. Una donna di 25 anni che lavora molto nel campo della moda, che ha le sue attività, che ha una famiglia a cui tiene molto, a cui è legata. È una donna molto decisa e molto ambiziosa, ma che vuole assicurare di fare tutto al modo giusto. Perché non nascondi la tua ambizione? Sincerità, provocazione? È solo per essere onesta. Io voglio essere onesta nel dire quello che voglio fare. Ma questo non significa arrivare a scapito degli altri, è soltanto una meta che mi sono prefissa. La tua biografa ha scritto puoi tirar fuori una ragazza da Streatham, ma non puoi tirar fuori Streatham dalla ragazza. Questo è vero e io non vorrei mai che Streatham, la mia città, mi venga tolta. È il luogo dove sono nata, è il luogo dove sono cresciuta, vicino a Londra. Tra l'altro ero lì ieri con mia mamma, con tutta la mia famiglia, i miei cugini. Ieri era festa a Londra, quindi è stata una giornata dedicata ai bambini e gli ho fatto una sorpresa. Mio fratellino ha 10 anni ed è stato sorpreso nel vedermi. Veramente mi sono molto divertita. È bello tornare a casa. Credo che questo serva a aiutarti a rimanere, coi piedi fermamente per terra. E lì la gente non mi tratta in modo diverso, e questo è importante. Me la racconti la tua cittadina? Ma è una cittadina piccolissima, in realtà è soltanto un viale, la popolazione è di appena 3.000 persone. Ci sono due cinema, un pattinaggio. Cinema a luci rosse o cinema dove si fa il cinema? No, dove si fa il vero cinema. Tra l'altro non ci vado molto spesso al cinema. Quando avevo 13 anni facevano soltanto vedere i film vietati ai minori di 15 anni e quindi quando ero bambina non andavo spesso al cinema, purtroppo. Del tuo mestiere la gente ti chiede a Streatham? Veramente no, mi salutano, naturalmente dicono di essere orgogliosi di me, mi fanno i complimenti, ma sono molto gentili, sono persone che conosco e quindi magari vado a mangiare fuori, mi faccio un hamburger con gli amici e questo è bellissimo perché riesco a mantenermi fermamente ancorata alla realtà, cosa che per me è fondamentale. Senti, a Streatham hai mai sentito di essere nera e di radici giamaicane? No, perché a Streatham ci sono tante famiglie che sono nere e di origini giamaicane, quindi mi sentivo perfettamente a mio agio perché c'erano tante persone con il mio stesso retaggio, per così dire.
Io ti faccio vedere adesso un filmato, credo, con Jim Belushi. Cos'è questo? Si tratta di una scena da Miami Rhapsody, il regista è David Frankel, io avevo una piccola parte. È un film alla Woody Allen, devo dire è stato un film molto divertente. E gli altri erano Mia Farrow, Sarah Jessica Parker e Antonio Banderas. E anche se non ho lavorato nelle stesse scene in cui hanno lavorato loro, erano sempre molto gentili. E ho scoperto che nel caso del cinema bisogna essere molto umili. Loro naturalmente sono dei professionisti che lavorano sempre nel cinema, mentre invece per me il cinema è qualcosa di nuovo che mi interessa molto e loro ti vogliono notare e devi permetterglielo. Non è che puoi arrivare e dire, ah, beh, io sono una modella, sono numero uno e posso farcela comunque. Bisogna avere l'atteggiamento contrario, perché altrimenti non potrai mai guadagnare qualche cosa da questo tipo di lavoro, e quello che ho cercato di fare ha funzionato bene fino adesso. Devo anche aggiungere che è importante accettare delle parti piccole, perché iniziando così si può migliorare, perché altrimenti c'è il rischio di accettare una parte che è troppo difficile per te, una parte della quale finisci per perderti e non sarai credibile. C'è stata un'epoca nella tua vita in cui tu eri un sacchetto di ossa, è vero? Ma no, diciamo che... No, no. Diciamo che ho sempre avuto un peso corporeo abbastanza equilibrato. Io vi assicuro che mangio tantissimo, e questo soprattutto in Italia. Mangio tantissimo quando sono qui. Ma c'è stata un'epoca in cui tu non avevi 86 di seno, 56 di vita e 86 di fianchi. Era quando avevi 13-14 anni, forse. Vabbè, certo. Certo, nel 1983 ero magra. Però è solo perché tutte le ragazze e i ragazzi a quell'età vogliono rifiutarsi sempre di mangiare. Per esempio, mi ricordo che mia madre insisteva che io mangiassi le verdure e io rimanevo lì di fronte al piatto e mi rifiutavo, e lei poi alla fine si arrendeva quando ormai erano diventate ghiacciate. Noi all'epoca sì, certo, ci piacevano patatine e hamburger, però non è che si può andare avanti così sempre. Eravate poveri allora? I came from a working class family. La nostra era una famiglia operaia. Il fatto di non aver conosciuto tuo padre ha inciso nella tua vita, nella tua psicologia? I think about it all the time. Ci penso sempre. It's something that, because of the way he left my mother. Per il modo in cui ha lasciato mia madre, ha lasciato me. I don't want to upset my mother. Io non voglio far dispiacere a mia madre e cercarlo. Io non sono pronta ancora ad affrontare una tale esperienza. E so che a mia madre farebbe male se io dovessi farlo. Per me lei è stata madre e padre. Da sempre. Lui si sarebbe dovuto rendere conto di quello che lasciava alle sue spalle. Purtroppo invece non è stato così, è successo. Non sono però ancora pronta ad andare a cercarlo. Non che io abbia niente contro di lui, non possiamo avere nostalgia per una cosa che non abbiamo conosciuto. Certo. Dove vive lui adesso? I think in England. Beh, questo credo rivela una grande malinconia. Diciamo che è una cosa appunto a cui penso spesso, anzi sempre. Ma io credo che le cose devono avvenire nel momento giusto, e questo incontro non credo debba avvenire adesso. Tutto è avvenuto nella tua vita un giorno che un signore ti ha dato un biglietto da visita e ti ha detto vorrei... Anzi, una signora. E ti ha invitato a fare delle fotografie? Sì, questa signora
Beh, facciamo un passo indietro. Allora, questa signora mi ha chiesto innanzitutto se avrei accettato di andare all'agenzia. Mia madre ha detto di no perché avevo solo 14 anni, ero troppo piccola. E poi, dopo un anno, è apparso un articolo proprio su questa signora e la sua agenzia dove si leggeva che aveva molto successo. A quel punto abbiamo pensato di andarci. Lei, quando mi ha visto, si è ricordata di me e lei era agente all'epoca, però era anche fotografa, mi ha scattato lei delle foto e queste foto poi sono state distribuite e grazie alle sue foto ho ottenuto il mio primo lavoro. Mia mamma mi ha insegnato a camminare. Lei mi faceva, per esempio, provare e riprovare lungo il corridoio, giù per le scale di casa. Però devo dire che dall'età di 3 a 16 anni io ho ballato tutti i giorni della mia vita perché volevo diventare ballerina. E questo credo mi può aver aiutato a muovermi, a posare per le foto. Certo che questo mi ha aiutato a non essere rigida nei movimenti. L'Italia era già da allora nella tua vita, perché mi pare che la scuola si chiamava Italia Conti. Esatto, sì, è vero. Ma il padrone era un italiano. Penso di sì, però non ho mai conosciuto il proprietario. Credo che questo in effetti fosse la storia, cioè che era un italiano averla fondata, però poi non lo so, ma credo che sì, in effetti era un italiano. Avevi molta ambizione o mamma ti spingeva o ti frenava? Mia madre non mi ha mai spinta. Se volevo fare una cosa, lei mi sosteneva, però non mi ha mai spinto a fare cose che non volevo fare. Io sono molto brava a dire di no, peraltro, quindi se non mi piace una cosa dico di no e basta. Me l'hanno detto che sei brava a dire di no. Well, I just don't think you should. Ma sai, life is too short. Io credo che la vita sia troppo breve, non voglio sprecare il mio tempo o il tempo altrui, quindi se so di non saper fare una cosa o non mi va di farla o non è giusto farla, allora dirò di no. Senti, ma hai parlato molto di tua mamma, guarda la tua mamma sfilare in una sfilata qui a Roma. Arrivano i marinai nella sala macchine del Rex, ora ricostruita nel deposito dell'Acea, luogo insolito e affascinante scelto da Gai Mattiolo per la sua sfilata spettacolo. In passerella una bellissima 45enne, la mamma di Naomi Campbell, Valérie, che ruba il mestiere alla figlia. Penso di farlo quasi altrettanto bene e rilancia, potrei sostituirla quando è in giro per il mondo. La sfilata, anche troppo ricca di pubblico e vestiti, ha puntato sulla sera importante, nero e bianco, macramè, bianco e argento, ampie gonne di tulle e pizzo crema. La signora Valérie si difende bene, anche se gli applausi più convinti sono stati per la deliziosa Nadège, in netta salita nel borsino delle top. Grande fascino questa mamma. I love my mom. Io amo mia mamma, le voglio un gran bene. Noi siamo come delle sorelle, perché io sono nata quando lei era giovanissima e nessuno ha mai pensato che fosse mia madre. Adesso andiamo molto più d'accordo di quanto non fosse vero quando ero bambina, perché i bambini o i ragazzini sono ribelli e poi non posso negare di essere stata una ribelle, ma adesso abbiamo un bel rapporto. Senti, io leggo sempre i giornali che invece parlano di una grande rivalità. Questo fa parte delle pettegolezze del mondo dello spettacolo. Esatto, sì. È un modo per vendere i giornali con questi orribili titoli. E non c'è niente che possa rovinare i rapporti di sangue, non esiste. Il sangue è sangue. Io sostengo mia madre in tutto quello che fa ed è giusto che donne più grandi possano avere l'occasione di mostrare quello che sono in grado di fare. Non credo che nemmeno il mondo della moda debba limitare la partecipazione di donne che hanno superato una certa età. Questo è un messaggio che tu lanci. È un messaggio che è stato già confermato da tante altre donne. Guardiamo Lauren Hutton, Iman, Jerry Hall, che non hanno più 20 anni, ma sono donne bellissime, eleganti e possono lavorare molto bene.
quando vogliono, quando hanno piacere di farlo. È giusto che sia così. Naomi, la copertina di Vogue France fu la prima di una nera in questo giornale. Ti offende che venga sottolineato questo fatto che tu hai dovuto rompere un tabù, hai dovuto vincere una resistenza, un pregiudizio, che è la Bibbia della moda europea, French Vogue? It's supposed to be, yeah. Sì, così si dice, sì. Credo che adesso la Bibbia della moda sia il Vogue italiana. Credo che sia veramente la migliore edizione per quanto riguarda i fotografi e i rischi che Vogue Italia è pronta a correre. Credo che questo sia il segreto. Bisogna continuare a rischiare per essere creativi, per evitare che le persone si annoino, si stufino di quello che leggono e guardano. Per quanto riguarda la possibile offesa, bene, quando mi era stato detto che non potevo apparire su Vogue Francia, certo mi sono offesa, però io sono decisa a superare quel tabù e ci sono così tante persone asiatiche che vivono in Francia, persone d'origine arabe e musulmane, e perché non dare una copertina a una persona di altre origini etniche? È quello che ho detto, e questo anche naturalmente è stato possibile con gli abiti che indossavo. In quell'epoca eri ancora con l'agenzia Elite di John Casablancas o eri già andato via? No. No, stavo ancora con, dunque sono stata con John Casablancas per 5 anni e me ne sono andata perché tutte le modelle sono, diciamo, libere professioniste e loro dovrebbero lavorare per noi. Quando io me ne sono andata e lui si è incavolato, mi ha attaccata, mi ha messo in cattiva luce con la stampa. Ha detto che eri pazza, irragionevole e incontrollabile. Pazza, sì, tutto quello che vuole, semplicemente perché io ho deciso di andarmene e correre un rischio, perché dopo 5 anni credo che loro abbiano perso di vista il mio obiettivo, non avevano più la stessa visione che avevo io per il mio futuro, quindi volevo andarmene amichevolmente, cosa che lui non accettava. Io non parlerò mai contro John Casablancas e quello che fa, perché ha un'attività ammirevole, però non so che se sia giusto parlare male di una persona con la quale si è lavorata per tanto tempo. Anzi, devo dire che me ne sono andata da Elite e sono andata altrove. Lui poi mi ha pregato di tornare, che avrebbe migliorato il tutto, l'agenzia adesso aveva persone migliori. Lui si è scusato pubblicamente sui giornali con me. Io sono ritornata, però no, c'era una differenza tra come vedevo le cose io e come la vedono loro. Io gli ho detto: John, guarda, ho cercato di tornare e questa volta devo dire, e non ho avuto niente da ridire, ci siamo salutati amichevolmente. Credo che qualcosa era successo dentro di te. Questo è un video che hai fatto con Michael Jackson, dove si capisce che qualcosa nella tua personalità era cambiata. Insomma, qui eri sfrontata, Ma devo dire che ero talmente tesa quando ho girato questo clip, che non le dico. Comunque è un perfezionista, è una persona straordinaria, Michael Jackson. Tu lo ami, lui ha anche molti che non lo amano.
Ma ci sono tante persone che non amano magari dei personaggi pubblici. Questo è comunque il rischio quando sei un uomo o una donna di spettacolo, nella moda, eccetera. È ovvio che certo non puoi costringere la gente a trovarti simpatico, però non puoi smettere di fare quello che fai perché magari dai fastidio a qualcuno che non ti trova simpatico. Quindi devi andare avanti se credi in quello che fai. In questa capacità di ballo c'è il tuo DNA giamaicano, il reggae, la sensualità di quell'isola? Ma spero che ci siano tutte queste cose. Io certamente quando torno in Giamaica sento questa vibe, sento tutte queste vibrazioni, ritmi. Lei c'è stato in Giamaica? Io sì, sono stato e sono entusiasta da Giamaica. I love the food too. A me piace anche reggae. La cucina. Reggae, music. Ah sì, la musica reggae è fantastica. Hai fatto anche un video con Aretha Franklin e uno con il rapper Vanilla Ice, no? God, you have all that? Lei sa tutte queste cose, yeah, però sì è vero. Yeah, I did, sì è vero. Well, Queen of Soul. Ah, Queen of Soul, la regina del soul. I was also very beh, è stato Fred. Bellissimo. Senti, hai fatto pure un libro con Madonna, un libro fotografico. Molto osè. No, era il suo libro e io sono lì con due foto. Due foto. Io le faccio vedere alle famiglie. Va bene. E non credo che le piacerà quella foto alle famiglie. No, scherzo, ovviamente. Voglio dire, questo è professione, voglia di provocazione, personalità prorompente. I think it's that is a will to provoke. Questo sì è una voglia di provocare. Ma io non me la sento assolutamente di criticare Madonna per questo libro che ha fatto. Guardiamo cosa c'è là fuori, le linee telefoniche calde, eccetera. Credo che sia molto onesto da parte sua aver detto al pubblico quelle che sono le sue fantasie sessuali, perché in America soprattutto molte persone cercano di nascondere il sesso, è un tabù. È una cosa di cui non si deve parlare, è un segreto che bisogna mantenere, mentre invece secondo me non dovrebbe essere così. Non appena un bambino capisce qualche cosa della vita è giusto che sappia, perché altrimenti c'è il rischio di gravidanze indesiderate, di aborti, eccetera, ed è certamente un rischio che lei ha corso, però l'ammiro molto Madonna, credo che sia una donna con grande istinto da fare e grande capacità che continua ad andare avanti per la sua strada. E tu ami l'erotismo? It's not for me. Non è per me in realtà, cioè mi piace quando ovviamente è una cosa personale con il mio ragazzo, però non credo che io sarei in grado di fare un libro così come ha fatto lei, però l'ammiro per questo. Io sono una persona che è in grado di guardare una persona e dire bene, anche se io non sarei mai in grado di fare una cosa del genere, l'ammiro, cioè non è un problema per me riconoscere agli altri le loro capacità e fare i complimenti. Mi pare che quello che tu odi di più è l'ipocrisia. Esatto, sì, senza dubbio. Io ti faccio vedere una serie di immagini che sono piccole provocazioni, parlavamo di questo, che ho colto in alcune tue esibizioni. Di me? See the ground.
Cosa dici? C'erano alcuni incidenti di percorso? Sì, il cappello che continuava a oscillare era un incidente di percorso. È chiaro che in qualsiasi sfilata può succedere di tutto, è quello che mi piace di questo lavoro, perché tutto avviene al momento, quindi non so, si possono rompere le scarpe, cosa che mi è successo, puoi cadere per terra, di tutto. Un seno fuori. Certo, però non è che, ecco, era mia intenzione di espormi così, assolutamente, questo non serve nella moda. Che rapporto hai con il tuo corpo? Ti piaci? Sì, con l'eccezione fatta per i miei piedi. E no, non potete inquadrare i miei piedi, mi raccomando. Va bene, Igor Scofin, non si possono inquadrare i piedi di Naomi. Qual è il rapporto con le tue colleghe? E è vero anche questa rivalità esagerata, violenta? Ci sono decine e decine di modelle e io non è che posso dirmi amica di ognuna, sono ottima amica di Kate Moss, Christy Turlington e le mie partner Elle Macpherson, Claudia Schiffer nel Fashion Café e andiamo molto d'accordo, usciamo a cena insieme con Linda Evangelista, con tante altre, questo perché ci troviamo simpatiche, non perché siamo costrette a passare insieme il tempo libero, e questo è comprensibile, facciamo lo stesso lavoro, possiamo capire i problemi che hanno le altre, quando ci sentiamo giù possiamo capirci perché sappiamo cosa significa, quindi c'è sempre una di noi che riesce a sollevare le altre magari. È vero che una delle malattie psicologiche delle modelle è la solitudine? E certo, io viaggio da sola in tutto il mondo, non sempre perché c'è qualcuno che viaggia con me. Dopo lo conosceremo. Ma per lo più, ecco, viaggio da sola, vado negli alberghi da sola e quando lavori per esempio con un fotografo che conosci bene da tempo, quando lavori con truccatori, parrucchieri che conosci bene, va benissimo, però altrimenti stai lì col tuo libro, la tua cuffia e te stessa. Di cosa hai paura? Di morire su un aereo. Ma poi penso che non mi succederà perché ne prendo troppi di aerei e quindi non sarà il mio destino, questo credo. Io ti voglio mostrare adesso un'altra faccia delle tantissime che un personaggio come te ci regala, è quella sia della donna d'affari sia della donna impegnata socialmente. Guarda queste immagini. Non basta la moda, non bastano le sfilate. Dopo le passerelle miliardarie per tre delle top model più famose e pagate del mondo, ora è il momento dei ristoranti. Scontato il menù, bellezza tanta, mondanità quanto basta per dare la scossa ad una metropoli come New York e tanti, tanti soldi. Claudia Schiffer, Elle Macpherson, Naomi Campbell sono i pezzi più pregiati del Fashion Café, ristorante VIP della Grande Mela. Un'operazione solo apparentemente futile. La moda negli States ora è proprio quella della ristorazione tematica, sfruttando la fama conquistata in altri campi, dal cinema al rock alle motociclette. E per le tre bellissime ancora un modo per monetizzare al meglio il loro tempo, anche se l'operazione è costata loro oltre 1,5 miliardi di lire a testa. C'è stato un momento della tua vita in cui hai cambiato completamente look. Ti sei tagliati i capelli, li hai tinti rossi, viola. Ti volevi male o cercavi la libertà? Ma il mio colore preferito è il viola. E ho scoperto che il viola è il colore. Eh sì, Purple Rain, è vero. No,
Io cambio il mio aspetto, il taglio dei capelli perché sono io a volerlo, non perché magari mi trovo a dover soddisfare le esigenze di un fotografo. Io cambio perché mi piace l'idea, o ti piace o no, però la cosa più importante è che piace a me, perché devo sopportare io quello che vedo poi, no? E credo che sia giusto anche essere versatili, questo non può che prolungare la carriera, non credo che possa abbreviarla, forse il rischio c'è, ma non credo. Questo invece è il tuo impegno nel sociale, abbiamo uno spot per le strade di San Francisco. Ma chi l'ha detto che le top model pensano solo ai soldi? È con Naomi Campbell che si veste di spazzatura nella pubblicità Progresso per San Francisco Pulita. E come lei altre superbelle, pronte a sporcarsi gratuitamente in una campagna di manifesti e spot televisivi che in teoria alle loro tariffe sarebbe costata almeno $1 milione. Lo slogan guida è «Gente, non sporcate». Il messaggio si condensa in una domanda retorica. Rovinereste dei volti così? E allora perché sporcare il volto di una città bella come San Francisco? I promotori della campagna garantiscono di aver usato spazzatura DOC di San Francisco, opportunamente sterilizzata, prima del contatto con i preziosi corpi delle top model. Foto e clips portano la firma anch'essa gratuita del famoso fotografo di moda Albert Watson. Con testimonial così, il successo è assicurato. San Francisco diventerà più pulita, anche se già adesso non è certo tra le città più sporche d'America. Una campagna simile farebbe certamente un gran bene a New York, e non è detto che Naomi non ci pensi, visto che qui lei non solo ci vive, ma ci ha pure aperto un ristorante in società con Elle Macpherson e Claudia Schiffer. No, non vi spaventate, non è un film dell'orrore, ma l'ultima trovata di Karl Lagerfeld per la sfilata di Chanel che ieri a Parigi ha inaugurato le giornate dell'alta moda. Dopo aver negli ultimi anni denudato e fatto a pezzi le donne, c'è stata la volta dei semi nudi, poi delle gambe scoperte, infine l'anno scorso quella ormai famosa delle natiche ben in vista, ora i grandi stilisti si divertono a presentare corpi di donna vestiti ma senza volto. Ma se Lagerfeld toglie loro la testa, c'è chi invece gliela rimette. È la PITA, l'associazione che da anni va combattendo per un comportamento non crudele nei confronti degli animali e che sta preparando da Parigi la campagna pubblicitaria da lanciare in tutto il mondo. Piuttosto nude che con la pelliccia. E se lo dicono Naomi Campbell, Tatiana Patitz, Ida Stewart-White, Emma Schauberg e Fabienne Terwing, potete star sicuri che la campagna sarà vincente. Senti che sono sincere queste iniziative o qualche volta hai paura di essere usata? No, you have to do them if you don't. No, io le ho già detto che se non voglio fare una cosa non la faccio e basta. Su questo non vi possono essere dubbi. Bisogna fare queste cose se si crede nella causa, altrimenti non si può. È ovvio, è inutile quando devi andare a una manifestazione, parlare davanti a tanta gente. Queste persone che ti guardano sanno benissimo se sei sincera o no, se sei lì soltanto per attirare l'interesse della stampa. Non credo che questo possa essere a vantaggio di se stessi o di chiunque altro. Sei stata povera, adesso sei molto ricca. Come vivi la ricchezza? Brings trouble. Porta guai. Tanti? Non avrei bisogno di un commercialista se fossi ancora povera, quindi no. E i commercialisti sì. Naturalmente è chiaro che la mia vita è cambiata, adesso posso avere delle cose che prima non potevo nemmeno sognare, posso comprare delle cose per la mia famiglia, ho comprato da poco una macchina nuova a mia madre e questo è bello perché so di farli felici, però non è che io mi vizi, cerco di stare attenta ai miei soldi, non è che vado a comprare qualche cosa carissimo senza pensarci, penso anche a investimento. Prima ho visto per esempio delle esibizioni molto osé, cioè questo esagerare della moda spesso di usare più il corpo nudo che pensare a come coprirlo, ti lascia qualche perplessità o pensi sia giusto, che è la creatività che porta a questo? It's to create a shock.
È ovvio che in genere si tratta di un'iniziativa volta a creare uno shock, a colpire. Noi, per esempio, nella stampa abbiamo letto che ormai è raggiunto il tramonto delle top model, mentre invece gli stilisti sanno benissimo che non è così e vogliono usarci perché vogliono che appaiano fotografie sulla stampa dei loro abiti e la stampa si interessa solo di una decina, una dozzina di modelle e quindi il vantaggio è per entrambi. Beh, è chiaro che l'uso del corpo nudo è una cosa che può attirare anche l'interesse della stampa e quindi è un circolo che continua ad andare avanti così. Hai mai portato nella tua vita uno di quei vestiti praticamente fatti di niente che ogni tanto hai mostrato in sfilata? No. Non lo porteresti nella tua vita? To go out maybe to magari a una serata, però non per tutti i giorni, non nella mia vita quotidiana. Non è comodo, non è nemmeno facile andare in giro, perché cosa significherebbe? Attirare altra attenzione, magari se fossi in giro per New York vestita così, chissà, invece con jeans e maglietta. Se ti parliamo d'amore? Sì, e tra l'altro volevo dire che io Gianni l'ho conosciuto proprio a Venezia. Aspetta che ora arriviamo a lui. Ogni tanto ti hanno attribuito dei boyfriend, dei fidanzati. Mi pare che due persone in particolare tu hai amato, era il bassista degli U2 e Robert De Niro. Nella tua vita hanno contato questi uomini, li ricordi con dolcezza? I'm friends with Adam. Sono amica di Adam. I don't see him often. Okay. Non lo vedo spesso, ma siamo ancora amici, Adam Clayton, sì. E credo che fossi troppo giovane per sposarmi e sono contenta di non essermi sposata perché non avevo le idee chiare sul matrimonio. E non ero contenta di certe cose, ero insoddisfatta, quindi trovare qualcuno che poteva compensare delle mancanze per me era fantastico, però ho visto che non era giusto, però come dicevo siamo rimasti ottimi amici. Per quanto riguarda Robert De Niro, lo ammiro enormemente per la sua arte, per il suo perfezionismo, anche lui è una persona che fa soltanto quello in cui crede, siamo ancora amici, ci vediamo ogni tanto, è anche amico del mio ragazzo, quindi ci vediamo tutti insieme, è bello, devo dire, è una bella amicizia ed è una persona affettuosissima. Hai avuto una grande delusione d'amore, ho letto, nella tua vita. E forse si riferivano a questa esperienza. A questa. Non voglio andare più avanti perché un'intervista è una cosa bella ma è anche delicato rispettare chi si ha di fronte. Io rispetto Robert così come possiamo dire di Gianni e di lei, so che è amico di tutti noi quindi mi fa piacere parlarne. Se fosse una persona che io non rispettassi non ne parlerei nemmeno. Hai mai pensato di sposare un principe? No, io voglio sposare un re in realtà, ma ce l'ho un re già. Ecco, io mi sono permesso di chiamare questo re e di farlo venire qua. Se ti levi l'auricolare, okay. Lo posiamo qua, noi ci alziamo, grazie, lo puoi mettere qui, noi ci alziamo e accogliamo Gianni Nunnari, il tuo re. Ciao Gianni. Hi, nice to meet you. Immortaliamo il bacio. No, dopo tutte queste cose che ho sentito me le sono scritte. Prego, potete accomodarvi. Naomi si mette l'auricolare che è lì. Gianni, come tu che l'ami? E non dire niente di cattivo su di me, Come hai visto l'esibizione? Come hai visto l'esibizione di Naomi? Cioè, come l'hai vista a suo agio nel raccontare se stessa? Beh, guarda, Naomi è sempre a suo agio. Mi sembra che
in tutte le occasioni dove la vedo è quella che spicca di più, anzi forse spicca pure troppo certe volte. Sei un po' geloso, giustamente. No, ma sono contento, no, sono contentissimo. Anzi, sono felice perché finalmente siamo seduti intimamente su un divano e non siamo o su un aereo o con 100 persone accanto, quindi grazie di questo. Gianni, la tua anche è una storia che, come quella di Naomi, incomincia dal basso. Tu a 21 anni decidi di andare a tentare l'avventura negli Stati Uniti, a fare lì, in quel momento, l'impiegato del gruppo Cecchigorio, della Penta, si chiamava allora. Perché eri convinto di potercela fare? Perché pensavi che un giorno saresti diventato produttore? A parte il fatto che ancora non so se ce l'ho fatta o meno, è tutto da vedere, perché è molto difficile fare i film in America. Tutte quelle polemiche con la Penta, a parte che non è partita con la Penta, ma sono andato lì perché Vittorio ha sposato l'idea di andare in America quando volevo andare in America in ogni caso. Chiaramente ho fatto la gavetta in America, ma ho fatto una gavetta sponsorizzata da Vittorio, quindi non è che ho fatto, se no tu la fai diventare tipo il marinaio di Cristoforo Colombo, ma invece no, è stata una cosa, un'esperienza che ho dovuto affrontare, perché ad Hollywood sono molto severi con i nuovi arrivati o con gli ultimi arrivati, quindi è stata una cosa che piano piano ha funzionato. Poi c'è stata l'esperienza della Penta, dove siamo stati attaccati perché le cose non sono andate come si aspettavano. Però ti sei preso una rivincita. Seven è nel Guinness dei primati, sei uno dei coproduttori di Seven, che mi pare abbia fatto 350 miliardi di incasso fino a questo momento. No, 300 e passa milioni di dollari. Allora molto di più. No, ma sai, hanno pensato che non fosse stata una vittoria, nonostante tutto la Penta è stata una vittoria. Prima cosa, ha portato due nomi che in America non erano, cioè una vittoria d'immagine, sai, in America, io faccio sempre un esempio, è come l'università. Fare dei film è impossibile, è quasi frustrante, cioè non puoi fare dei film, per esempio come in Italia, non so, che hai un contratto con un attore e sai che nella prossima stagione avrai quel film già fatto o un'idea determinata. Devi aspettare dei tempi lunghissimi, 5-6 anni, abbiamo un progetto con Vittorio, con Martin Scorsese, sono 6 anni, e non perché non lo vuol fare, ma ci sono questi tempi enormi e cicli che tu devi attendere per avere la tua ruota di fortuna. Quindi, cosa aveva di particolare questo film, Gianni? Ma guarda, era una storia strana, perché è una di quelle sceneggiature che tu leggi, era molto difficile, nessuno la voleva fare. Sempre sai quelle storie che ci sono in certi film, in determinati film. Tutti avevano timore di fare una storia, anche se avevano un rispetto della sceneggiatura nel modo in cui era stata scritta. Però dentro di me, ma non solo di me, anche di altre persone che hanno collaborato con me, c'è sempre stata la sicurezza o la certezza che si sarebbe fatto il film. Pochissime volte c'hai dentro il cuore. È un film di incubo, però. È un film di incubo perché David l'ha girato in questo modo, ma è questa l'originalità di Seven anche, no? È questa la diversità di Seven rispetto ad altri thriller. Naomi, il cinema che sogni tu? Di fare tu? That's the kind of movie. Quello è il tipo di film che mi piacerebbe produrre. Senti, mi hai detto che lo hai incontrato a Venezia, Gianni. Mm-hmm. In che occasione? Come? He came to pick me up from the airport. È venuto a prendermi all'aeroporto. E cosa hai visto? Mica è bello, Gianni. Better now than he was. Beh, più bello adesso di quanto non fosse prima. No, I didn't. It wasn't something that happened right away. Non è che è stato immediato, amore a prima vista. Ci siamo incontrati prima a Venezia, poi di nuovo a Roma, poi dopo essere partita da Roma e essere ritornata in America, mi sono detta, ma quel tipo mi piace, l'ho chiamato, giusto? Perché Robert De Niro è bello. No. I don't like pretty men. A me gli uomini belli non mi piacciono, voglio un uomo che sembri un uomo, abbia un aspetto maschile. Scusa, Robert.
Hai detto, adoro gli uomini intelligenti, ma devono essere anche attraenti, però tu hai detto. They have to be men. Devono essere uomini, uomini. Io non potrei mai stare con un uomo che si dovesse guardare allo specchio 10 volte al giorno. Impossibile. Adesso avete tutte e due grandi progetti cinematografici. Tu hai, credo, questo film scritto da Tarantino con Harvey Keitel che si intitola? From Dusk Till Dawn. Che sarebbe dal tramonto all'alba. È presente a Cannes questo film? No, era presente al Festival di Berlino. E promette di fare lo stesso successo di Seven? Guarda, in America ha fatto una trentina di milioni di dollari e è arrivato proprio ieri sera, quando siamo arrivati in albergo, ho ricevuto un fax che ha aperto in Spagna, è il numero uno, è aperto in Brasile, è il numero uno. Del regista Rodriguez, quello di Mariachi. Robert Rodriguez, quello del Mariachi, che sta adesso preparando Zorro con Spielberg. E invece Naomi è a Cannes con un film di Spike Lee, no? Fai una telefonista... No, just not in the competition. Sì, non fuori concorso. Sei una telefonista erotica? Yes. I'm a phone sex operator sì, from London. Da Londra, infatti, lavoro in un telefono erotico in questo film. È divertente, no, devo dire. Safe sex. È sesso sicuro, peraltro, questo. Ma mi pare che tu però sei una persona, come posso dire, pudica. Questo che tu mi dici mi mette un attimo, mi smentisce un appunto che mi ero preso e che non trovo, che tu dici... Fra il sesso e l'amore scelgo l'amore. Il sesso è bello ma si consuma in fretta. Preferisco dire faccio l'amore piuttosto che dire l'altra notte ho scopato. E questo è romantico, cioè uno non se l'aspetta da un personaggio così provocatorio come sei tu. I think because we are in the business that I'm in is so open, so many people around all the time. Siamo sempre circondati da tante persone in questo lavoro. Una cosa a cui si attribuisce un grande valore è il senso dell'intimità e della riservatezza, della privacy. E anche se magari in partenza non si pensava che sarebbe stato così, poi invece si manifesta proprio in questi termini. Tutto quello che mi hai detto in questa intervista c'è in questo libro? No, perché questo in realtà è un romanzo, è un giallo. No, non è autobiografico. Non credo che scriverò mai un libro autobiografico. Chi mi conosce, chi sa che vita conduco, mi capirà. Cioè, questa è una cosa privata, la mia vita voglio che rimanga nei miei ricordi. Gianni, come vivi questo momento? Io vi ringrazio perché credo in una trasmissione come questa, che è una trasmissione di mezzanotte con toni bassi, dove certo passa gente non banale, voi avete voluto venire insieme, accettare di parlare della vostra vita insieme, e questo mi, diciamo così, lo trovo come un rispetto alla mia professione. A parte il fatto che è impossibile scappare alle tue telefonate, guarda, sei uno che... lo diceva pure Troisi. Che riesce a mettere davanti alle telecamere delle persone che normalmente stanno dietro le telecamere. Questo discorso già te l'ho fatto a Cuba, comunque non è che a mi Cuba dispiace. Dove siamo stati al Festival del Cinema. Prima o poi mi farai fare l'attore, quindi tu farai il regista. E questo ma è un progetto. Ma va bene, anzi sì. Ma diciamo, come in questo momento, come potresti definire la tua vita in questo momento? Ti senti come quello che ce l'ha fatta, il sogno americano lo hai raggiunto? No, mi sento come un pilota d'aerei, guarda. Sto sempre all'aeroporto e ancora c'ho un sacco di cose da fare. Per me, insieme a lei, per la compagnia, insieme a Vittorio. Sai che ho questa compagnia con Tarantino di pubblicità in America che si chiama Banda Park Commercials, che è proprio contro la frustrazione che ti dà di aspettare per fare i film, che ci metti così tanto, mentre i commercials sono più veloci, in 2-3 giorni puoi girare dei commercials. E adesso anche Naomi fa parte di quest'altra compagnia che è Hollywood Gang Production, che fa commercials in Europa,
e proprio inauguriamo il 28 maggio il primo spot che facciamo, che siamo riusciti a fare con Tornatore, Antonio Banderas e Valeria Mazza. Siete rivali con Valeria Mazza? There's no possible way. She's blonde. Assolutamente white, no, lei è bianca e bionda, io invece sono nera, capelli scuri, no, assolutamente. In questo caso comunque sono felicissima di stare dietro le telecamere, perché per me questa è un'attività, un lavoro importante. Naomi, è l'ultima domanda. Io avevo l'immagine di una ragazza molto capricciosa dai giornali e invece in questo incontro è venuto fuori una persona che ha anche qualche dubbio, qualche piccola paura, una volontà ferrea. Cos'è che non ho capito ancora di lei? Di te? Io ho un lato molto sensibile, vulnerabile. Questo credo valga per tutti. Tutti certo possono risultare difficili, però il termine difficile o capriccioso viene usato da chi, per esempio, non riesce a ottenere da te quello che vuole. Però è importante, come dicevo, seguire la propria strada e fare quello che si vuole fare, in cui si crede. Tutti credo dobbiamo essere delle persone complete a tutto tondo. Io devo ancora crescere in molti sensi. A volte sono molto immatura, mm-hmm. E quindi. Ed è per quello che tieni la mano di Gianni. Yeah, 'cause he's gonna protect me. Sì, perché mi potrà proteggere. Adesso io vi invito Gianni Versace. Ti invito a levare l'auricolare. In questo studio ci alziamo, tu non ce l'hai, ci alziamo e ci allontaniamo sfiorando questo pianoforte. Io vi ringrazio, è stato un vero piacere. Grazie, grazie Gianni. Gianni, ti ringrazio anche della tua collaborazione. So che sei un timido, ti ho imposto qualche cosa. Sei sicuro che non vuole invitare Gianni Versace, invece sei sbagliato a invitare me, no? No, 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 sicuro che volevo invitare te. I got two big bands jumping off, do what you gotta do.